Un risultato che, come già avvenuto la settimana scorsa contro il Casarano, non mi aspettavo assolutamente perché abbiamo lavorato anche questa settimana in modo indecente, cioè, non certo per preparare una gara, ma ancora come preparazione pre-campionato, per preparare quindi la stagione lunga. Non tenevo tanto a questi due risultati che sono arrivati contro Casarano e Nardò, però sono arrivati e sono sicuramente felice della voglia di farcela da parte della squadra, nonostante tutti i limiti fisici che adesso ci sono, perché le gambe oggi erano pesantissime per tutti loro. Sembra così, però io non canterei vittoria troppo presto perché sicuramente abbiamo investito molto meno rispetto al Nardò, appunto siamo partiti in netto ritardo, alcuni sono arrivati pochi giorni fa, altri ancora devono arrivare. Non è semplice, secondo me, se ci fosse una graduatoria, una griglia di partenza, noi partiremmo dall'ultimo posto. Però questo non significherà arrivare ultimi, è ovvio che vogliamo cercare di stupire, come abbiamo fatto in queste due partite. Speriamo che adesso che arriva il campionato lo stupore non si trasformi in qualcos'altro, vogliamo continuare ad andare così. Penso che oltre la salvezza non si possa andare, altrimenti gli investimenti sarebbero stati diversi. Sì, è vero che abbiamo avuto occasioni più pulite del Nardò, sicuramente meno di loro, però più pulite, ma è vero anche che non deve essere questo il nostro punto d'arrivo, è il nostro punto di partenza e per ora ci prendiamo appunto la voglia di combattere insieme della squadra e qualcosa di bello, qualche sprazzo di gioco, però dobbiamo imparare a giocare molto meglio e per 90 minuti e imparare a comandare il gioco anziché subirlo. Quasi perché l'anno scorso all'inizio non avevo cominciato io e purtroppo poi si è pagato perché sono stati fatti svariati investimenti l'anno scorso, molto più corposi di quest'anno, però penso che la squadra abituata ad allenarsi con me abbia pagato molto il cambio di allenatore. Dopo 3 mesi sono tornato, ma le condizioni non erano più uguali. Adesso stiamo riprovando al terzo anno a ricostruire quello che era successo invece al primo. Devo dire che sicuramente con investimenti maggiori rispetto a quest'anno, nel girone d'andata eravamo stati sempre tra il primo e il terzo posto, poi siamo arrivati sesti all'ultima partita solo perché c'è stato lo scontro col Taranto, altrimenti saremmo stati quarti con un punto.